Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è Prima TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è intervenuto durante la trasmissione Che tempo che fa, condotta dal giornalista Fabio Fazio. Se ricominciamo a far finta di nulla e assistiamo a scene di folle o assembramenti, perderemo di nuovo il controllo dell'epidemia di Covid-19. Il virus non è affatto sconfitto. I vaccini, abbiamo iniziato con uno schema che prevedeva oltre 28 milioni, adesso stiamo lavorando con uno che ne prevede 11, praticamente è oltre il 60% in meno di quello previsto. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio nazionale per la giornata di ieri, dove si certificano 11.252 nuovi contagi, a cui si aggiungono 237 persone morte e 20.396 guariti. I tamponi processati ieri del giorno sono stati 213.364, per un tasso di positività in risalita rispetto alle 24 ore precedenti, attestandosi al 5,3%. Scendono invece lievemente sia le terapie intensive meno 3 che i ricoveri ordinari con un meno 2. Il nuovo aggiornamento invece della curva pandemica sul territorio campano a cura dell'unità di crisi della regione Campania celebra nel bollettino di domenica 31 gennaio 1.401 nuove persone positive, di cui 83 sintomatiche a fronte di 17.094 test processati, di questi 2.192 antigenici. Il tasso di positività è pari all'8,1%. I guariti sono stati invece 625, i deceduti 10, con 4 vittime nelle ultime 72 ore e 6 in precedenza, ma contabilizzate nella giornata di ieri. Per quanto riguarda una situazione su report dei posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva disponibili sono occupati 99, mentre su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.417. Tornano in presenza anche gli studenti delle scuole superiori in Campania, con oggi con l'aggiunta di 9 linee di autobus con 450 corse in più, come ricordato tramite i social dall'ANM. Non sono mancati però caos e assembramenti all'esterno di alcune stazioni della linea 1 della metropolitana, soprattutto alla stazione di Piscinò, la periferia del nord della città. Il nostro impegno è massimo per garantire il rientro a scuola in sicurezza. Voi non dimenticate di indossare la mascherina, ha scritto l'azienda napoletana. Sulla mobilità si legge sulla pagina dell'ANM. Scuole chiuse invece a Giugliano, Castellammare, San Gennaro Vesuviano e Qualiano. Chiuse due plessi scolastici invece a Bosco Reale. Ingressi posticipati, uscite invece anticipate in questo momento di emergenza epidemiologica a Torre del Greco. Proteste e manifestazioni, anche scioperi invece, sono stati annunciati per oggi in diversi istituti della città di Napoli, presso i licei Vittorini, San Nazaro e Fermi d'Adda. A proposito di liceo Vittorini, gli studenti di questo istituto di Napoli, nel giorno di oggi fissato per la ripresa delle operazioni liceali in Campania, hanno deciso di non rientrare in classe, ponendo l'attenzione sulla preoccupazione forte da parte degli studenti del pericolo contagio all'interno degli istituti scolastici. Quello che preoccupa, si legge tramite la Repubblica, è il sistema di trasporto pubblico e la mancanza di un periodico piano per effettuare tamponi a tutti. È prevista la presenza di un gruppo di studenti all'esterno del plesso per spiegare le proprie ragioni, protesta che sarà probabilmente estesa anche ad altre scuole napoletane. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul nostro territorio. Con riferimento al 31 gennaio si certificano 199 nuovi positivi con 60 persone guarite e purtroppo 8 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.901 per un tasso di incidenza del 10,4%, dunque in risalita rispetto a quanto visto nei giorni scorsi. Nel computo totale c'è un aumento di 131 positivi in sole 24 ore. Maddaloni ancora in testa fa registrare quindi il maggior numero di attuali positivi con 274 casi attivi, seguita da Caserta con 170 e da Marcianise con 162. Voltiamo pagina invece e parliamo di calcio, perché il Napoli, dopo essersi qualificato per la semifinale di Coppa Italia in programma l'andata
Mercoledì ha battuto ieri il Parma 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18. A decidere il match sono state le reti di Elmas alla fine del primo tempo con una bella invenzione personale e Politano nel finale di gara dopo una rete annullata ai Ducali a Brugma sull'1-0. Non una grande prestazione per gli azzurri che però hanno conquistato 3 punti importanti per tenersi in alto in classifica. La squadra di Gattuso infatti rimane quinta alle spalle di Milan, Inter, Roma e Juventus. Proprio con quest'ultima il Napoli dovrà giocare un recupero importantissimo. A fine gara ha parlato Gennaro Gattuso, il quale ha detto: "Mi sento a mio agio quando sono a Castel Volturno con i miei giocatori, non mi sento a mio agio con quello che sta succedendo qua negli ultimi giorni. Credo fortemente nelle emozioni e in quello che faccio, ma da un po' l'aria che respiro non mi piace." Il Napoli, che ha vinto quindi 2-0 contro il Parma in una gara difficile, ha ottenuto quello che cercava. Il rapporto con il presidente è sempre stato buono, le parole dell'allenatore a Sky. Non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni, però, da parte mia, un po' di delusione per tutto quello che è accaduto c'è. Ho però grandissimo rispetto, non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e appena gli ho chiesto un giocatore, Bakayoko me l'ha comprato. Delusione perché penso siano stati contattati altri allenatori, credo solo che la situazione sia stata gestita male, dico solo questo, io sono una persona corretta, tante squadre mi hanno chiamato, ma non ho mai parlato con nessuno, se avessi avuto percezione che la squadra non mi seguiva, era meglio che andassi a casa, voglio fare il mio lavoro come so." Il riferimento di Gattuso è alle tante voci sul conto per il futuro legate anche al rinnovo di contratto che sembra non arrivare. "Io posso firmare anche per 5-10 anni, ma sono legato alle emozioni e non ai contratti. Voglio fare il mio lavoro come so fare. Qui sto prendendo schiaffi a destra e manca tutti i giorni. Sembra che siamo penultimi in classifica. Alla fine si smanetta sul web e si legge tanto. Ai giocatori qualcosa in testa rimane. Io non leggo nulla perché non voglio farmi del male da solo. Io devo lavorare, poi magari perdo 2 partite e sono di nuovo in discussione. Però credo non si possa lavorare così. Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte. Sento dire che sono un maleducato, che non sto bene e non posso più allenare. Magari possono dire che sono incapace, lo accetto. Ma ciò che sta succedendo qua è una roba totalmente nuova. Se qualche tifoso da tastiera, visto anche il lockdown, inizia a scrivere, non è un mio problema. Delle parole pesanti le ho però già ricevute da gente che lavora da tanti anni qua. Sono offese gratuite e questo non posso accettarlo. Testa poi alla vittoria sul Parma. Oggi la partita mi è piaciuta. Giocare contro questo Parma non è semplice, ti pressano sempre. Mi è piaciuta la capacità di annusare il pericolo. Certe volte si può giocare bene, non si può giocare non bene tecnicamente, ma da squadra come abbiamo fatto oggi. Non ho un attaccante di ruolo e mi chiedo cosa dobbiamo fare di più. Ad oggi abbiamo il solo Petagna giocando ogni 3 giorni. È difficile, i ragazzi hanno battagliato, sanno quello che dico, quello che penso. Qualcuno magari pensa di giocare di più e con il musino, e sa con il musino, ma i giocatori hanno enorme rispetto di quello che stiamo facendo." Battuta poi sull'abbraccio energico con Politano dopo il gol del 2-0 a fine gara, l'ho insultato. Ride. Non ci voleva uno scienziato per capire che giocavamo con il 5-4-1 e che doveva stare largo a destra. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.